Sono le 3 di notte ed è quasi Halloween. Io e Cat siamo entrati di nascosto nella scuola di Baldi's Basics su Garry's Mod, perché all'interno si nasconde un oscuro segreto, ossia una gigantesca e misteriosa cassaforte che io e Cat dovremo trovare e ovviamente aprire. E se questo video vi è piaciuto e non vi sto totalmente antipatico, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e lasciare un bel mi piace, che fa sempre piacere. Buona visione! Visto che siamo completamente pazzi ed è quasi Halloween, abbiamo deciso di registrare questo video alle 3 di notte ed è anche il motivo per il quale stiamo parlando a bassa voce, perché non vogliamo risvegliare strani fantasmi, i nostri genitori o i vicini che potrebbero tutti e tre ammazzarci. Cat, ma esattamente perché hai il tuo scatolo in testa? Dobbiamo rapinare questo posto. In che senso dobbiamo rapinare questo posto? Ma Cat, ma siamo nella scuola di Baldi? No. Come no? Eh sì che può essere. Guarda, è esattamente la scuola di Baldi. No. Come no? Guarda, ci sono le porte, ci sono le piante. No. Che cosa fai? Ma sei tutto scemo? Ma poi cosa dobbiamo rapinare esattamente? In poche parole, sì? C'è una specie di cavo in questa scuola che dentro ci sono oggetti di valore. Ah, e mi servono per gli schemi per i nuovi carri armati. Ah, quindi praticamente c'è una specie di cassaforte nella scuola che contiene dei tesori, giusto? Esatto. Eh sì, ma dove esattamente? Non lo so, una leggenda, non si sa. Ah, quindi io e te stiamo per rapinare la scuola di Baldi Basics, che potrebbe venirci alle spalle e spezzarci il collo solo perché tu hai sentito una leggenda, così, a caso. Ho sentito un vecchietto che ne parlava. Un vecchietto che ne parlava? Sei sicuro di non aver mangiato i tuoi soliti funghi allucinogeni? No, questa oggi non proprio zero. Ah, oggi niente funghetti allucinogeni, perfetto. Tra l'altro mi hai fatto mettere anche il cappuccio. Sembro un imbecille con la pistola in mano. Dai, su, dove dobbiamo andare? Dritto. Sì, dritto, ci sono 9 corridoi. Qual è il dritto? Ah, beh, comunque per essere una leggenda vedo che sei venuto ben armato. Che ti sei portato? Un mitra? Mi sono portato questo, sì? Poi questo, poi questo e poi questo, per essere sul sicuro. Mi hai convinto a lanciare razzi. Andiamo. Mi raccomando, accendi la torcia, perché ho paura, sì, che qui ci possano essere cose molto... La torcia molto, col fucile. Molto spiacevoli. Ma io non la vedo però. Oh, attenzione. Ricordati che siamo nella scuola di Baldi. Ma vero, tu ti rendi conto? Baldi Basics, ma su Garry's Mod. Ma non è che c'è lui che ci insegue? Io mi sto un po' cacando sotto. Queste rapine ad Halloween. Poco, non vorrei farle. Sì, l'ho visto. Questo ci penso mettere, io a rispondere alle domande? Tipo la risposta di matematica. Cat, sei sicuro che vuoi rispondere tu, che non sai neanche quanto fa 3 più 3? So io come rispondere. Cosa, come rispondi? Cat, no, Cat, fermo. Oh, non puoi andare. Fermo. Allora, dobbiamo rispondere, ma qualcuno ha già risposto al posto nostro? Vedo la X. No. Fai vedere. Vabbè, direi che possiamo andare. Nessuno ha visto niente. Direi che possiamo proseguire da questa parte. Dobbiamo esplorare la zona. Non so se stiamo rapinando o stiamo vandalizzando. Vabbè, probabilmente entrambi. Oh, mi hai fatto cagare addosso con il rumore del fucile. Tu non hai idea di quanto. Ok, qui ci sono dei banchi leggermente più grossi. Ma perché c'è scritto la lezione di oggi su come mangiare il formaggio? Che vuol dire? Non era matematica? È importante. Cioè, io non so come si mangia ancora. Non sai come si mangia il formaggio? Eh sì, cioè, si deve togliere la buccia, si deve inzuppare nel latte o si deve mettere il microonde. Il formaggio si deve inzuppare nel latte, il formaggio. No, che ho cosa fatto sono le mie biscotti? Teorie. Le tue teorie fanno cagare, comunque. Ok, ci sono un sacco di classi. Ma guarda, sembrano tipo le scusami. Sembrano tipo le backrooms. Cioè praticamente sì, in questa classe. E poi si chiude la porta dietro da sola. Mi sto cagando addosso. No. Questo pezzo è fasmofobia. Ti prego, esatto, sembra Fasmo, ma nella scuola di Baldi. Cat, questi corridoi mi stanno facendo veramente cagare addosso. Piano, dobbiamo entrare da questa parte. Guarda, sono tutti uguali, sono tutte dannatamente uguali. So come renderle diverse. Come le rendi diverse? No, Cat, non posso darle fuoco. Non penso fa io. Niente.
Cat, sei stupido. Sei più stupido di uno di questi banchi. Ti rendi conto? Che stai facendo? Che mi stai caccando in testa? Che stai facendo? Non sei qua. No, sono dietro di te. Ah, eh sì, sono lì. Ma poi guarda questa zona, cioè è gigantesca. Cat, mi sto cagando addosso sempre di più. Questo deve essere la mensa. Aspetta, ma questo muro sembra diverso dagli altri. Guarda, ha un colore molto diverso. Aspetta, fammi analizzare. Guarda qua, sembrano due tipi di muro diverso. Togo, ho capito. Guarda perché. Cioè, è un'immagine. Ah. Il muro è un'immagine. Vabbè, ho capito perfettamente. Comunque, molto strano che ancora non ci sia Baldi. Guarda questa classe, è completamente al buio e c'è scritto wow. Lo sai io quando dico wow? Quando ti ammazzo dico wow. E quando ti ballo in testa, brutto stupido imbecille, tu e la tua scatola devi esplodere. Esplodi. Io ho paura che però adesso, visto che non stiamo rispondendo alle sue domande di matematica, possa arrivare Baldi. Ti prego, Cat, a chi possiamo chiedere effettivamente dove poter trovare la cassaforte? Guarda qua, guarda ai qua. Telespettatori. Ma quali telespettatori, Cat? Ma che stai dicendo? Che telespettatori? Non c'è nessun telespettatore. Secondo me c'è qualcun altro rinchiuso in questa scuola. Guarda, ci sono dei corridoi infiniti. Oh mamma mia, Cat, puoi venire qui? Ho trovato una classe molto strana e mi sto cagando. Non lo so, una sedia si è mossa e mi stavo muovendo anch'io con la sedia. Mi sto cagando addosso, Cat, per favore. Where are you? In una classe gigante piena di sedie. Cat, ti prego. No, qua dove sei morto? No. Sento dei rumori molto strani. Dov'è Baldi? Senti, riuniamoci al centro e andiamo a scoprire. T'ho visto. Se c'è qualcun altro. Dove mi hai visto? Oh, fra. Vieni con me. Ti devo far vedere assolutamente questa classe. Guarda, è bruttissima. Ma? È bruttissima. Ci sono piccole sedie. Big closed misery. Non ho capito che vuol dire. C'è scritto: il mondo è grande classe dismessa. Non sanno neanche scrivere in questa scuola. Che cosa stanno imparando? A scrivere o a matematica? Mia scuola. Ah, perché tu non sai né leggere né scrivere? Dove stiamo? Ah! Dove stai andando? Dove stai andando? Dove vai? Te lo spacco nei reni. Aspetta, guarda. No, dove sono? Sei perfettamente nascosto. E voilà, magia. Cat, saranno 20 minuti che bei coltelli. Dicevo, saranno grazie. 20 minuti che sento una voce ambiguissima provenire da qui dentro. Ma la porta l'hai lasciata aperta tu? No. Oh no. Cat, ma ci sono tutti i banchi che sono volati per aria? Ma che sta succedendo? C'è la porta spalancata. Oh no. Fermo. Devo analizzare. Ma chi è quella tizia? Ma è di Baldi? Sì. E quella ti fa saltare. Ah, infatti vedo che ha una corda in mano e c'è scritto SOS per terra. Se si può definire corda quella. Infatti sembrano i suoi capelli. E c'è un Among Us. Perché c'è Among Us. Cat, per favore, un po' di serietà. Qui dobbiamo salvare delle persone. Anzi, più che salvare delle persone, dobbiamo rubare un tesoro. Cos'è successo alla tua maglia? Si sta distruggendo. No, non la puoi vedere se sei così scemo. Ci scusi? Abbiamo bisogno di un'informazione importante. Dove si trova il tesoro delle leggende? Dovrebbe trovare qui in questa mappa. In che senso che lei non sa niente? Adesso deve parlare, altrimenti ci penso io. Esplodere. Aspetta. Cat, no. So già che vuoi fare. Per favore, risponda. Io mi allontano. Il io mio amico ha una minigun e glielo sta chiedendo con gentilezza. Altrimenti passiamo alle maniere forti. Cat, credo stia funzionando. Perché non allontanati un attimo, esatto. Infatti mi allontano. Prova a lanciare la zia. Dovresti... Tutto a posto? Prendiamo il piano B. Qual è il piano B? Ok, sì. Adoro il piano B. Vai. Non ci credo. No, Cat, non funziona. Cat, non sta funzionando. Allora, lei ci andiamo deve dire... Piano C? Piano C? Dove si trova il tesoro? Qual è il piano C? Non esiste il piano C, Cat. Aspetta un attimo. Dove va? Ma non mi lasciare da solo con questa. Mi sta fissando con i suoi occhi disegnati. Ma perché ho preso te? Cat, mi hai fatto cagare in mano. Tu sei tutto stupido. Sono le 3 di notte. Ma non funziona su di lei. Ci credo. Ha funzionato su di me. Mi hai fatto cagare addosso. Non ti preoccupare, amico gatto. Io l'arma che fa per te. Scusami un secondo. No. Senti. Metti più ansia di statizia. E adesso devo provare a usarlo anche su di lei. Vediamo. Cat, ha funzionato. Ok. La Kai è molto più potente. Ho sbagliato. Scusa, volevo solo prendere la pistola. Mamma mia, ho il suono della Kai nel cervello che stava urlando. Sì, però non siamo riusciti ad ottenere risposte. Cat, hai sentito questo rumore? Sì. Sembrava la voce di Baldi. Non è che è da questa parte? E là? Tutto bene? Questo corridoio mi sta facendo cagare addosso? C'è nessuno? Ho sentito un rumore provenire da questa porta. Sto per aprirla. Ah. Non c'è nessuno. No, dobbiamo scappare. Dobbiamo scappare. Dove vai? No, Cat. Levati. Ma?
Aspetta, aspetta, ma Cat. Ok, abbiamo caricato. Ma Cat, ma è una zona segreta? Lui ci spiava da qui dentro? Ma what? No. Non ci posso credere. Guarda, è come se da questa parte ci fosse il muro e dall'altra parte ci fosse il vetro per spiare. Questa roba è senza senso, ma aspetta un attimo. No, non è senza silenziosa. No, aspetta, 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 però mi sta venendo un'idea. Questa era una di quelle macchinette che vendono gli snack. Non è che ci sono altre porte nascoste dietro altre macchinette? Potrebbe essere un'idea geniale, tu che dici? Vero. Adesso ti ammazzo. No, scherzo, scherzo, scherzo. No, 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 va bene, va bene, va bene. Abbassa il lanciarazzi, bro. Abbassa il lanciarazzi. Perfetto, sono meglio i coltelli. Adesso però dobbiamo uscire. Dobbiamo uscire. Per favore, fa che non ci sia nessuno. Per favore, fa che non ci sia nessuno, ok? Non c'è nessuno. No, è ancora lì. Via, 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 via. Ketto, mi sto cagando addosso. Ketto, mi sto cagando addosso. Prendo la pistola. Ma Ketto, ho sentito un colpo. Mi stavo antipatico, mi stavo antipatico. Il lanciarazzi e non mi piace per niente. Dove ci nascondiamo? Ketto? Non lo so. Quella classe no, queste classi no, 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 classi, no, ma si può uscire di qua? No, non si può uscire, non si può uscire, non si dove può uscire. Dove stava quella con la corda? Quello è il posto migliore. Sì, ma è vicino a lui, Ketto. Ma nelle classi lui ci spia. Ho capito, ma adesso dove è andato? Lo stanzino, questo è uno stanzino, vieni, vieni. Dove, dove, dove è uno stanzino? Qua destra, qua, 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 qua. Ok, ok, zitto, zitto. No, non mi chiudi fuori. Non mi chiudi. Sei incastrato. Scemo. No, la porta si è chiusa. Sì, sì. Tom, ste porte, chiudi, chiudi, chiudi. No, 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 ho sbagliato. Aspetta, aspetta. Ho risolto, vedi? Perfetto. Come se... Fatto. Perché sei così stupido? Comunque io capisco tutto, capisco che siamo spaventati e capisco che volevi barricarci nello stanzino, ma così non ti sembra leggermente troppo? Nah. Sei sicuro? Sì, 100% o 99%. Io credo più 99%, quell'1% è praticamente sta cacata che hai fatto. Fino a 2 secondi fa c'era solo la macchinetta, adesso c'è una statua con un pacchetto di cibo cinese in testa, del detersivo benzino mappamondo, quella è una lampada, una lavatrice e c'è scritto Sium. E questo tizio chi dovrebbe essere? Dovresti essere tu? Ah! Ma... Oh, poco? L'hai vista? In basso a destra è apparsa tipo la faccia di Baldi. No, 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 dobbiamo uscire da qui. Dobbiamo uscire... Ma... È esploso qualcosa? No, Cat, Cat, sono un po'... Ciao. Ah, ok. No, 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 poco. No, no. Perché pare? Aia, 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 aspetta, aspetta, vai, vai, aspetta. Passa, passa, sì, passa, sì, passa. Sì, un attimo. Guarda, cos'hai combinato? L'hai visto anche tu? Che sì. Appariva... Cos'è st'immagine? Vabbè, non lo so. Dettagli. Hai visto anche tu che appariva tipo l'immagine di Baldi in basso? Guarda, sì. In questa classe non ci siamo... In questa classe non ci siamo mai entrati. Guarda, qua ci sono dei quadri ambigui. Cat, poco. Cat, vieni poco. Qua. Dove sei? Dimmi. Dove sei? Vieni, vieni, vieni. Guarda, guarda chi c'è. Sì, ma c'è poco. La tizia di fuori. Dimmi, che è successo? Cat. No, no, Simo. No, no, non so, è buggato. Sta venendo verso di noi? No, 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 no. Si è buggato. Dici che si muove? Piano, piano. Non si sta muovendo. Si sta muovendo o non si sta muovendo? Cat? No, 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 ti prego, vai avanti tu. Vai avanti tu, voglio parlare, okay. Voglio parlare. Sera, piacere, mi chiamo Cat. Sì, bravo, lui bravo, è bravo. Poggo Doggo. No, 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 io non sono Poggo, non sono Poggo. No, non lui sono è... Michele, io Michele, sono, Michele, sono Michele, Michele. Vai, vai, avvicinati di più, avvicinati di più. Senti, vorremmo sapere se ci può dire dove sta la cassaforte. Mi sa che non te lo vuole dire dov'è la cassaforte. No, 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 no. Ma io posso passargli vicino. No, 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 no. Io vado con le maniere forti. No, no, Cat, Cat, Cat. No, non andare con le maniere forti. Perché gli sto sparando, ma non fa niente. Sbatte la sua bacchettina sulle mani. Guarda, non è che si sta facendo male, voglio analizzarlo. Guarda quanto è brutto. C'è la testa conficcata nel soffitto. E si sbatte la bacchettina sulle mani. Ma così ti fai male, bro. Adesso lo lascio fare 20 minuti così e si ritrova senza mano. No. Ok. No, Cat, Cat, Cat. No, Cat, Cat, non credo debba funzionare proprio così. Vabbè, no. Fa niente. Ma se io tipo, lo spostassi... Oh, lo posso spostare? No, non lo posso spostare. Oh, Baldi, Baldi, diventiamo amici, Baldi. No, 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 Cat, Cat non vuole essere mio amico. Non vuole essere per niente mio amico. Cat, Cat. Cosa? Mi è parso di vedere una cosa bruttissima venire da quel corridoio. Ti prego, dove sei? Cat, 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 scappa, scappa, scappa. Oh, fra... Scappa, scappa, chiudi la porta, chiudi la porta, chiudi la porta. Corri, corri, non corri, può passare corri. Le porte, vero? Oh, non passa le porte? Non le passa, ma se io gliela apro la porta? Oh, guarda, guarda, è buggato. Aspetta, ma io posso togliere le porte? Posso togliere le porte, ma mi sa che non passa comunque. Guarda, le ho tolto. No, 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 scherzavo, scherzavo, scherzavo. Ma sei stupido? Hai ucciso me. È la seconda volta che mi uccidi. Ma sarai tutto imbecille. Ops. Ma esattamente poi chi era quell'altro tizio che ci stava inseguendo? Ok, Baldi, non lo conosco. Cioè, è sempre di Baldi questo. Sì, l'ho notato da come era disegnato. Tutto storto, tutto cacato. Però...
No, 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 via, via, via. Vieni qua, vieni qua. Corri, veloce, Chetto, dovremmo averlo seminato. No, 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 credo ci abbia visto. Veloce, veloce, Chet. Ma queste frecce c'erano prima, ma chi è che ha scarabocchiato qua? Il tizio di prima non può essere, l'abbiamo fatto esplodere. Ma questi colori mi sono molto familiari. Pure a me. Ragazzi, a voi sono familiari, scrivetecelo nei commenti in questo esatto istante. Chet, le frecce sono sulla macchinetta che vende la soda. Era l'idea di prima, non è che dietro questa macchinetta c'è qualcosa, lo sapevo, qualcuno ci ha lasciato degli indizi. Prendi le armi e accendi la torcia. Okay. Sì, però tu ti devi spostare, mi hai fatto cagare addosso. È l'ufficio di Paldi. Allora, aspetta, scusa un secondo, scusa un solo secondo, no? Perché mi è venuto un piccolo dubbio. Se quello è l'ufficio di Baldi e Baldi è qui dietro, giusto così, per evitare qualsiasi forma di fraintendimento, prendo un attimo la Kai, al volo, oppure vuoi provare ad ammazzarlo tu? Vai, prova. Che bello. Andiamo. Che bello, a posto, risolto. Ok, esplodi. Andiamo. Infame. Bravo Cat. Meno male che ce l'avevi. Sempre sul pezzo. Ok, vado avanti io, mai dire mai. Ho la torcia. Mi sembra di stare su Roblox Doors, ma peggio. Cat, sei pronto? Qui dietro potrebbe esserci il tesoro di una vita. Cat, c'è la cassaforte. C'è la cassaforte. Sposta il tavolo. Sì, sposta il tavolo. Sposta il tavolo. Scusa. Sposto il tavolo. Lo metto qui. Sto arrivando. Eh sì, c'è il tavolo che mi sta continuando a rimbalzare in bocca. Lo mettiamo qui. Vieni. Cat, tu sapevi come aprire le cassaforti? Sì, sì, io sono esperto a scassinare. Sì, con due coltelli. Lascia fare a me. Sì, sì, fai. Vediamo. Ok. Vediamo. E dimmi che si apre. È un po' difficile. Ma si è aperto. Che cosa c'è dentro? Ma, Cat, ma i tesori? Oh, niente di tesori, ciao, io mi prendo questo. No, Cat, lo voglio io questo. Maledetto. No. Maledetto infame, questo è mio. Guarda che figata, Andiamo. Non riesco a uscire. No. Vamonos a Las Vegas! Va bene, è tuo, te lo regalo. Al prossimo video! E buon Halloween!